Vai. Allora, Aurigo, diciamo, è un piccolo paese dell'entroterra, immerso negli ulivi, incentrato sull'olivicoltura, frantoi, olio, come il grosso dell'entroterra ligure. E noi invece abbiamo deciso di provare a fare la pasta Qualcos'altro che secca. non è l'olivicoltura, che non è l'olio, e ho provato E quindi dal panificio che c'era già siamo passati a provare a produrre anche la pasta secca dopo che lui lavorava l'Agnesi, l'Agnesi ha chiuso salito in e... Sì, collina a continuare il lavoro, insomma. non abbiamo lasciato perdere il mio sapere e siamo andati avanti con, a livello diverso da industriale, quello che era giù l'azienda di Imperia a livello artigianale, che è questo. Però produciamo della pasta secca, che è quasi i formati quelli più Classici. classici che abbiamo, che si trovano in zona, così. E poi abbiamo cercato di fare qualche prodotto tipico come la trofia che è tipicamente ligure, e abbiamo cercato di specializzarci anche su questo ramo, di avere un prodotto tipico e un formato tipico della regione. Una è la trofia e l'altra è la trenetta, la classica trenetta tagliatella che si sposa bene con il pesto, che è un altro prodotto della nostra Liguria. E quindi insomma, riusciamo a fare. Poi abbiamo i classici formati, penne, mezze penne, caserecce, eliche e quant'altro, però perché poi bisogna un pochettino patentare i gusti di tutti, però abbiamo anche prodotti tipici, diciamo. E quindi, pur essendo, come dicevamo prima, imbriccati in cima alle colline, comunque Esatto. riuscite ad avere un mercato che spazia Sì, anche da certo, tutto in ci riviera, insomma. allinghiamo sulla costa, logicamente i Sì. prodotti li portiamo, li distribuiamo giù in grosso e quindi sì. Prospettive di allargamento dello stabilimento. Sì, stiamo facendo un laboratorio nuovo, Un laboratorio nuovo proprio giù solo in per Riviera, la pasta secca, perché per separarla dalla parte del pastificio, per essere un po' più comodi e tutto quanto. siete voi due, E tua lui. moglie. Noi due facciamo un po' io, un po' lui, un po' lui, un po' io. Ecco, vabbè, insomma. Gianni e Pinotto, quelle cose lì.